Il 2 ottobre torna il volo Pescara-Linate, una bella notizia che era stata già annunciata qualche giorno fa. Presidente, insomma, pian piano si torna a pieno regime all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Sì, questo dell'Alitalia è un punto chiave perché l'Abruzzo e la Lombardia e Milano hanno bisogno di un collegamento economico, sociale, di business, di pendolari. Era un buco pazzesco che noi dovevamo riempire a tutti i costi. E stasera che torna l'aereo da Linate qui a Pescara, dorme qui, da domani tutte le mattine alle 7 si può andare a Milano in un'ora a Linate, insomma è un'altra roba. Tenete conto che il ritorno l'abbiamo conquistato alle ore 19.30, quindi uno va a Milano e torna a casa in Abruzzo alle 20.30 e va a cena a casa. C'è davvero un capolavoro. Poi i prezzi sono anche bassi, abbiamo cercato di spingere affinché l'Alitalia non approfitti di noi sostanzialmente e non ci strozzi con questi prezzi che spesso erano un po' sopra le righe. E per il momento sta andando in questo modo. E quello che voglio dire è che il volo dell'Alitalia ridà all'Abruzzo quel respiro economico di cui ha bisogno. È chiaro che non basta ed è chiaro che noi dobbiamo lavorare anche altri voli, lo stiamo facendo, altre operazioni. Naturalmente però avendo il problema della sicurezza e della salute come priorità, tutto quello che facciamo è dentro questo schema. Come vedete qui la mascherina obbligatoria, la distanza obbligatoria, dispenser per le mani ovunque, termoscanner all'ingresso e mascherina sugli aerei. Qui non cediamo in nessuna delle questioni previste dal protocollo. Per noi la rigidità sul protocollo è la numero uno. Lei dopo la fine del lockdown aveva battuto i pugni sul tavolo per tornare ad avere il volo da Milano. Alla fine, insomma, i risultati sono arrivati. Sì, devo ringraziare ovviamente anche la Regione che insieme a me ha fatto il rumore necessario. E devo dire sinceramente che io speravo che arrivasse prima il ritorno dell'Alitalia, io speravo che arrivasse a luglio, agosto, abbiamo perso tanti passeggeri e anche qualche occasione economica secondo me, però il mondo è questo e ci accontentiamo. Quello che non riuscivo a capire e che tuttora faccio fatica a capire è perché se l'Alitalia chiede enormi finanziamenti pubblici al governo e il governo glieli dà, si prevede che ci siano miliardi di finanziamenti, poi perché non vuole fare il servizio pubblico? Questa è una regione che come la Sicilia, la Sardegna e la Calabria non ha l'alta velocità per Milano. Quindi se tu non gli metti l'aereo all'Abruzzo, ovviamente i collegamenti economici non ci stanno. Qui parliamo cioè di continuità territoriale, di servizio pubblico. Noi non possiamo andare a Milano mettendoci 6 ore con la macchina o 5 ore e 40 col treno se va bene, perché poi c'è sempre un ritardo di mezz'ora, perché non ha senso sul piano economico. Quindi io ritengo che se il governo dà i soldi all'Italia, in futuro debba mettere dei vincoli. Cioè chi prende i soldi pubblici deve fare il servizio pubblico, altrimenti non prende i soldi pubblici. Questo è un po' il ragionamento, scusate se lo rendo elementare, ma mi sembra anche abbastanza onesto.